non solo esposizioni, merci ed animali. Alla fiera di San Bartolomeo di Città di Castello c'è stato un vero e proprio momento di confronto per e fra gli allevatori umbri. Proprio da questa manifestazione si è alzato forte l'appello alle istituzioni pubbliche da parte degli allevatori che, insieme alle associazioni di categoria del settore, hanno chiesto sostegno economico e interventi mirati per aiutare chi, con passione, professionalità e sacrifici, ma soprattutto investimenti per il miglioramento delle razze e il presidio del territorio, sta mantenendo vivo un mondo della zootecnia che vanta in Umbria quasi 400.000 capi di bestiame e più di 3.000 aziende. Crisi climatica, aumento dei costi di produzione, concorrenza sleale delle importazioni, prezzi più bassi pagati ai produttori dei grandi gruppi agroalimentari sono i motivi di sofferenza della zootecnia regionale denunciati da diverse associazioni di categoria. Nella tavola rotonda, moderata dall'assessore all'ambiente del comune Tifernate, Mauro Mariangeli, alla presenza del vicepresidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Michele Bettarelli. Si rinnova anche quest'anno questa manifestazione importante per le fiere di San Bartolomeo come mostra zootecnica. È un connubio, mi dicono, fra Umbria e Marche per quanto riguarda la razza chianina, che è una razza di pregio che sta andando molto bene sotto l'aspetto anche, diciamo, della qualità. Capisco che ci sono situazioni particolari, faticose, perché è un mondo questo particolare in cui molte volte il lavoro che viene svolto non viene retribuito in maniera consistente come dovrebbe essere fatto. Comunque vedo allevatori motivati, allevatori che di nuova generazione, e di conseguenza ritengo che sia un punto di partenza e anche per quanto riguarda il futuro importante di questo settore. Dal punto di vista degli allevatori abbiamo delle criticità su tutta la zootecnia a livello regionale e nazionale. E abbiamo queste criticità soprattutto per varie problematiche. In primis con l'aumento dei costi di produzione che non sono purtroppo controllabili da noi, ma soprattutto direi anche per una causa che qui c'è nel nostro territorio, perché noi abbiamo una zootecnia estensiva dove alleviamo i nostri animali allo stato brado e questi animali mantengono il territorio, l'ambiente e il paesaggio, però ci dobbiamo tutti i giorni confrontare con il mercato e il mercato nostro, quello interno, subisce delle importazioni selvagge da parte dell'estero che hanno dei costi di produzione inferiori ai nostri e soprattutto delle norme che non rispettano come noi qui in Italia, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei lavoratori e soprattutto anche per la sanità degli animali che noi garantiamo sul nostro Stato, che non abbiamo uguali soprattutto per quanto riguarda la veterinaria a livello nazionale. Alle autorità competenti chiediamo trasparenza e soprattutto che dobbiamo essere tutelati. Abbiamo diciamo, a livello nazionale una campagna mediatica contro gli allevatori soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento, perché siamo denigrati per quanto riguarda questi qui, siamo coloro imputati la causa dell'inquinamento e dell'aumento della temperatura. E questo soprattutto viene imputato a noi allevatori, però gli dico anche alcuni dati, perché questi qui sono importanti e lo devono sapere soprattutto la società civile. Io mi riferisco soprattutto all'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell'Ambiente. Gli dico che il sistema agricoltura in Italia emette per il 7,80%, l'allevamento, gli allevatori immettono per il 4,8%, e questi sono dati che possono tutti vedere e verificare, basta che uno va sul sito dell'ISPRA. E allora lei può capire benissimo che se a noi veniamo denigrati e ci dicono, vuol dire che ci sono altri scopi, perché non siamo noi la causa dell'aumento e delle variazioni del clima, anzi noi siamo coloro che tutelano, che presidiano il territorio e l'ambiente. In Umbria la realtà è quanto mai variegata, nel senso che noi abbiamo oltre 1500 associati nella nostra associazione che hanno diverse tipologie di allevamento.
L'allevamento cardine principe della regione è naturalmente il bovino da carne con la chianina, ma anche le altre razze. Abbiamo, per quanto riguarda gli allevamenti da carne, diciamo che abbiamo circa 1600-1700 allevamenti che allevano in totale circa 40.000 capi. Di questi 40.000, quasi la metà è di chianina, anzi più della metà è di razza chianina. Gli interventi più importanti, al di là poi della necessità anche di avere un supporto a livello di filiere produttive, di commercializzazione, gli interventi più importanti sono una riduzione di quello che è il livello burocratico, perché molto spesso l'azienda zootecnica ha una serie di vincoli, di problematiche che non sono facilmente risolvibili e che la burocrazia tende a impedirne la risoluzione, anche da un punto di vista di quelli che sono i contributi che le aziende beneficiano per poter svolgere la propria attività. E quindi penso che uno degli elementi fondamentali è avere un livello di burocrazia accettabile che non impedisca alle aziende, che non impedisca alle aziende di fare l'attività, perché il rischio vero è che poi queste aziende tendano a chiudere. Serve uno studio di fatto della realtà del nostro territorio, cosa che secondo me, malgrado i PSR sono ormai attuati da circa 30 anni, ma di fatto non è stato mai fatto uno studio di fatto su quello che è stata l'evoluzione che hanno portato questi piani di sviluppo. E sarebbe interessante anche specificamente per il settore carne andare a individuare il consumo della carne stessa come prodotto del territorio, anche del piccolo territorio, quindi la provincia, il comune, per vedere il consumo reale sia nei piccoli esercenti sia nella grande distribuzione, se quella carne che è sul bancone proviene dalla regione stessa, dal comune stesso, se invece viene da altre regioni dell'Italia o addirittura dall'estero, andare a vedere la retribuzione lungo tutta la filiera e a vedere dove c'è una speculazione, perché di fatto il problema principale della crisi c'è una speculazione in atto, diciamo, settore. Quest'anno rispetto all'anno scorso, soprattutto riguardo i numeri dei capi, sia da macello che da ingrasso, è risalito, probabilmente sembra che risalirà prima dell'inverno, però questo è dovuto anche a una mancanza del ristallo nell'anno precedente e anche purtroppo la diminuzione delle stalle che purtroppo stanno in questo periodo chiudendo. Sia dovuto alla mancata retribuzione, sia dovuto anche contestualmente al raggiungimento dell'età degli allevatori per come limite, diciamo, no di pensione ma di forze proprio fisiche. Diciamo che il territorio era strutturato su piccole aziende gestite anche a livello familiare, di cui le persone, i genitori più anziani si occupano molto spesso dei lavori quotidiani, e i figli, i fratelli così si occupano delle mansioni più straordinarie come la fienagione e la battitura eccetera. Venendo a mancare la mancata retribuzione e l'anzianità, tendenzialmente si tende a chiudere, anche perché spesso si trovano realtà in cui non c'è un subentro da parte dei figli, anche dovuto alla mancanza di possibilità di investimento. È importante anche ricordare le altre razze, anche queste stanno quest'anno risalendo un po' di quota, soprattutto per il ristallo, anche in contrapposizione, insomma, alla diminuzione della chianina. Dal punto di vista numerico assolutamente, sul discorso del prezzo così pagato, insomma rimaniamo sempre sui standard degli anni passati, tendenzialmente sempre basso. Costruire una filiera completa della zootecnia umbra con una visione di rilancio del settore e premialità per gli allevatori della chianina, l'ambito più in difficoltà, che investono nel miglioramento genetico della razza. Avviare uno studio sulle caratteristiche delle aziende del territorio per indirizzare in maniera ottimale i necessari sostegni economici.
promuovere la produzione umbra verso i consumatori della regione, anche con protocolli d'intesa con i comuni rivolti alla valorizzazione del settore e all'introduzione di generi alimentari a chilometro zero nelle messe scolastiche. Per finire, sburocratizzare il sistema per rimuovere gli ostacoli che condizionano le attività. Sono queste alcune proposte emerse dal confronto durante la manifestazione Tifernate. La zootecnia, come l'intera agricoltura umbra, ha subito, a causa della crisi climatica, dell'aumento dei costi e delle importazioni sregolate di derrate alimentari in Italia, una grave crisi, e negli ultimi anni questa si è evidenziata in modo particolare. Quest'anno, per di più, con oltre 40 giorni con un caldo torrido dove non c'è stato alcun tipo di precipitazione, l'intero settore ha sofferto, per di più la zootecnia in particolar modo quella da carne, e quella che ha subito più danni di tutti fino ad oggi è il nostro emblema dell'agricoltura umbra, che è la zootecnia della Chianina. Questa ha subito una grande crisi dovuta ad una filiera mancante. È per questo che, come Coldiretti, ci siamo attivati moltissimo con l'assessorato all'agricoltura, che finalmente ci ha dato una risposta concreta per poter aprire a brevissimo una filiera della zootecnia umbra, dove ci saranno delle premialità particolari per gli allevatori della razza Chianina, senza assolutamente dimenticare tutti gli altri allevatori, ma è quella che in questo momento soffre di più, è quella che ha un legame con il territorio così particolare, e abbiamo una necessità di valorizzarla mettendola in connessione con i ristoranti, con gli agriturismi, quindi rendere partecipe il cittadino e il turista di questo tipo di zootecnia così legata al nostro territorio e alle nostre campagne. Il settore zootecnico umbro sta vivendo un momento di crisi, soprattutto per la razza Chianina, nel quale servirebbe assolutamente una visione di rilancio molto importante, basata sicuramente su quello che può essere un'innovazione, può essere un'idea di percorso e di avere una visione assolutamente per poter rilanciare questo settore, non solo della Chianina ma dell'intera zootecnia umbra, perché comunque l'Umbria è una regione ad alta vocazione zootecnica, perché la zootecnia non è solo produzione di carne o di latte o di qualsiasi altro prodotto, ma soprattutto è paesaggio, è ambiente e potremmo dire anche un ruolo sociale nella conservazione delle aree più interne, che sennò altrimenti verrebbero abbandonate. Oggi abbiamo grandi problemi di mercato della Chianina, come tutte le realtà zootecniche italiane, ma la Chianina è quella che ne risente di più, perché essendo una razza autoctona è una razza che ha molti problemi d'allevamento, diciamo. E non è una razza internazionale, è una razza con piccoli numeri e quindi ha delle difficoltà allevatoriali, delle esigenze maggiori, diciamo. E per questo noi abbiamo dei costi di allevamento più alti e al momento non sono pagati, diciamo, questi costi, quindi gli allevatori di Chianina oggi stanno producendo, non dico a pari, ma forse spesso e volentieri rimettono anche dei soldi, allevano per passione. Avrebbero bisogno che il consumatore italiano riconosca le vere qualità delle razze italiane, in particolare la Chianina, parlo per il centro Italia, perché è una carne eccezionale, una carne magra, bassissimo contenuto di colesterolo, una razza che fa delle grandi dimensioni, da sempre ha sostenuto gli italiani e gli italiani del centro Italia in particolare. Prima per lavoro, nel tempo faceva lavoro, latte e carne. Oggi è rimasta solamente la carne, però se i consumatori non apprezzano queste caratteristiche, pian piano la razza andrà a sparire.